Illustre Presidente Mandelli, in ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di aver avuto nel mese di dicembre il Covid e quindi di avere gli anticorpi, in ordine alla ricetta medica, al certificato presentato alla Presidenza che prescrive che io possa parlare senza utilizzare la mascherina, in ordine al fatto che dopo ulteriori visite risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la mascherina. Onorevole, per ora le chiedo la cortesia di mantenere la mascherina. Farò presente al Presidente Fico nella mattinata stessa la sua richiesta e il Presidente Fico provvederà a dare la risposta rispetto alla sua richiesta. Non mi aspettavo altro che questa risposta, ma questo indica lo stato di irrazionalità per cui un malato di una malattia reale è costretto per una malattia di cui è immune e che non può trasmettere. Le avrà la cortesia di aspettare questa risposta, che sarà mia premura farla avere nel più breve tempo possibile, spero nella mattinata stessa. Ha concluso l'intervento? Non ha concluso. Conclude l'intervento. Sì, sì. La cortesia appunto è questa, la condizione di irragionevolezza della quale noi viviamo, non rispetto a un tema sanitario che richiede da ognuno di noi prudenza, ma rispetto a un contagio della mente, per cui chi in quest'Aula, che non è messa nelle condizioni di avere tante persone, le quali non sappiamo in che stato di malattia sono o di non malattia siano, portano la mascherina anche se sono immuni e non possono trasmettere, è evidentemente un comportamento irrazionale. Noi stiamo accettando di dire una persona che ha avuto il Covid e che ha gli anticorpi deve per forza portare la mascherina. È chiaro che questo, come portarla guidando l'automobile da soli... Non essendo camminando... sulla questione pregiudiziale, la inviterei a concludere, onorevole Sgarbi. Ma mi avete dato 3 minuti, ho parlato 1 minuto. Non so, allora... Vi ringrazio della democrazia, lei parte male, onorevole Mandelli.